Ed eccoci qua, un altro fantastico video. Argomento di oggi è: serve condizionare le tibie, serve condizionare le nocche o altre parti del corpo per poter colpire meglio in una chiave di difesa personale? Allora, innanzitutto qualsiasi cosa serve, voglio dire, anche un orologio rotto segna l'ora giusta 2 volte al giorno. Il punto è, vale la pena? E quali sono le controindicazioni? Se parliamo di difesa personale, l'aspetto del combattimento è piccola parte di un contesto molto più ampio. Ecco perché fare difesa personale è semplice solo in teoria per chi insegna ed è deve essere allo stesso tempo molto semplice invece per chi apprende, senza tutta una serie di elementi, di orpelli che semplicemente rallentano l'apprendimento e anzi sono inutili, qualche volta anche dannosi. Per il condizionamento in sé, invece, io ti consiglio caldamente di andare a vedere quelle che sono le ricerche e gli articoli scientifici in merito, perché non c'è un accordo sul fatto che colpire con le tibie determinate superfici o con le nocche possa indurire o migliorare la resistenza delle stesse. A dire il vero, ci sono opinioni molto contrastanti in merito. Ad ogni modo, prima di imbarcarti in una pratica che può darti dei danni, informati e fatti delle tue valutazioni. Queste cose, soprattutto quando riguarda il tuo corpo, non vanno accettate per fede. Per concludere, quindi, poiché parliamo di difesa personale, focalizzarsi sul robustimento di una parte del proprio corpo è un po' come voler essere più sicuri in macchina nella propria guida, quindi evitare incidenti, e come soluzione optare per dei vetri blindati o delle lamiere molto robuste per la carrozzeria. E il problema non è quello. È molto più utile invece investire in un corso di guida sicura, avere un atteggiamento prudente e nel caso avere un buon airbag. E questo è tutto. Dimmi che ne pensi, quali sono le tue esperienze in merito, se hai mai provato a fare condizionamento per le tibie e per le mani, quali sono i risultati. Io la mia esperienza ce l'ho,